Ciao a tutti i guerrieri del gaming, bentornati sul mio canale e oggi riprendiamo la serie di Minecraft. Iniziamo! Bene, iniziamo il video, vi avevo anticipato. Oggi andremo a creare quella che è la nostra fortezza, questa muraglia. Andrò a fare per prima cosa la muraglia intorno al villaggio, appunto. Come vi avevo detto, l'ultima volta siamo andati a assaltare la torre dei pillager e nei prossimi video, dopo che avremo finito di costruire questa enorme fortezza o recinzione, attaccheremo il pillager con lo stendardo e inizierà l'incursione, no? Quindi i pillager assalteranno il villaggio una volta che io metterò piede nel villaggio con la maledizione e dovrò resistere a diversi ondate. Una volta fatto ciò otterrò una ricompensa, quindi mettiamoci all'opera. Allora, per prima cosa abbiamo bisogno di tantissimi ciottoli, quindi dobbiamo scavare come degli animali i ciottoli. Quindi scaviamo più ciottoli che possiamo. Abbiamo qua due picconi in ferro, di cui uno sta andando e uno in pietra. Scaviamo i ciottoli. Scaviamo i ciottoli. Siamo quasi a due stack di cobblestone. Che appena mi si spacca questo piccone, direi di andare su. Il mob. Possiamo salvarli. Sono entrati. Abbiamo scampata. Direi di andare a dormire. Quindi finiamo di scavare la nostra bella cobblestone. Bene, piccone rotto. Abbiamo qua circa 5, circa 4 stack di cobblestone. 3 stack di cobblestone, volevo dire, scusate. Esatto. Si ripara del tutto, così lo teniamo integro. Come prima cosa volevo andare a fare lo strato come una linea, no? Quindi un confine, per anche avere un ordine mentale, anche perché insomma per costruire una muraglia. Se questo spazio qua sarà un po' impestato, perché potrebbero spawnarci dentro i pillager. Qua ci alziamo di uno, qua non si sa mai. Ok, l'altezza è così più o meno. Noi faremo altre. Abbiamo, ecco, magari qua è un po' esagerato. Ci vorrà un po' di tempo. Bene, abbiamo finito la cobblestone. Direi di andare a scavarla ancora. Direi di scavare in un'altra direzione, perché qua siamo già andati. Magari riusciamo a trovare anche qualcosa. Ecco, e voilà, lapislazzuli. Devo dire che è abbastanza noioso scavare la cobblestone così in maniera continua e frenetica. Altri lapislazzuli, evviva. Bene, piccone rotto, abbiamo preso 4 stack di cobblestone circa. Passa il tempo a scavare e a costruire. Prove a Minecraft. Riposiamo. Bene, andiamo a continuare il nostro cantiere aperto. Che... Ciao villager, via, ciao. Via, spostati. Spostati. Si faceva 1, 2 così. Questo è il portale del Nether. Si piazziamo qua di fianco al letto. Efficienza 2. Già con efficienza 2, diciamo qualcosa in più, no? Quindi ci mette la parola blanda, non so perché. Andiamo, scaviamo come degli animali. Allora, devo dire che è molto più rilassante scavare la cobblestone con il piccone con efficienza, perché si smantella in pratica la cobblestone quando viene colpita da un piccone con efficienza. Però insomma, è sempre noiosa come cosa da fare. Non so dove sto andando, sto andando totalmente zonzo, sto prendendo la cobblestone, ma allo stesso tempo cercando magari di esplorare punti che non ho ancora esplorato, no? Che magari facendo una mansione, quindi scavando la cobblestone, magari riesco a trovare anche una miniera o qualcosa in più. Piccone è andato, siamo riusciti da su. Adesso possiamo dire circa 4 stack di cobblestone. 4 stack di cobblestone scarsi, quindi 3 stack complete, una 54. Vabbè, siamo stati più efficienti. Il piccone è stato più efficiente grazie appunto all'incantesimo, al tavolo di incantesimi.
possiamo potenziarci anche l'armatura a spada per essere più efficienti a livello di guerriglia, a livello di combattimento. Non ricordo mai dove è entrata. Eccola qua. Arrivando notte andiamo subito a dormire perché sennò i villager qua muoiono, perché c'è il gollo che non fa il suo lavoro al 100% o col massimo impegno. Riposino notturno e riprendiamo a lavorare. Allora, piccone è andato, siamo riusciti da su, adesso possiamo dire circa 4 stacchi di cobblestone, 4 stacchi di cobblestone scarsi, quindi riposino notturno e riprendiamo a lavorare. Questo non ci serve, riprendiamo la nostra costruzione che è in corso. Però il lavoraccio è un lavoraccio, però è da fare. Qua devo stare attento perché loro magari possono saltare, quindi teniamo un margine di blocchi. Importante che appunto i villager non entrino, i villager non devono entrare, per nessuna ragione devono entrare. Non possono e non riescono. Mai nella vita riusciranno a entrare così, perché nella, in questa fisica, nella logica di Minecraft, non possono. A parte io che faccio parkour, ma io faccio parkour. Allora, direi un po' complicata la situazione qua, che così siamo sicuri che non passa nessuno. Ok, mettiamo uno anche qua, si sa mai, perfetto. Così hanno, c'è una muraglia che protegge tutto il villaggio quanto riguarda la parte superiore, perché qua abbiamo tre livelli, livello 3, 2 e 1. Lato, qua siamo a posto, di qua c'è la porta, qua è circondato tutto e quindi qua abbiamo finito la prima parte. E qua diciamo non è che non è tanto il lavoro, più che altro è spostarsi di qua e di là. E questo è il primo livello è fatto. Ma qua potrebbero arrivare dal mare volendo, perché da altre parti non ricordo, non penso possano arrivare. E dovrei fare una cosa del genere, cioè arrivare qua e scavare ancora della cobblestone. Dimentico sempre dov'è la miniera. Allora, facciamo fuori questo piccone. Sarà la sua ora del piccone in pietra. Allora, andiamo. Io sono fiducioso. Secondo me una trentina di scava di blocchi di cobblestone. Scava. Non mollare, piccone, non mollare. Come ho detto, vabbè, ci sono arrivato, quindi ne ho scavati circa 30, ci metto anche la parola circa, non so come mai. Finiamo questi 27 blocchi, arrivano dall'alto, ma così non sorpassano il muro, non riescono. Ok, partiamo da qua, cerchiamo di fare il più possibile. Tuffa bomba, bene. Bene, direi di concludere il video. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati quanto riguarda nuovi video, aggiornamenti sul canale e molto altro. Condividete e commentate e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, guerrieri del gaming!